Ciao, bentornati sul canale di Simo Riccio. Oggi non mostriamo un viaggio di Simo e neanche un'intervista. Oggi parliamo della mia storia, una umile mazzetta di 2000 euro. Ero in casa di Simo da un po' e quindi qualcosa di lui la so. Ad esempio, ho visto del suo colpo di fulmine per il minimalismo. Appena l'ho capito, ho temuto che sarei rimasta in un cassetto per molto, molto tempo. Però ho anche notato che gli piace sperimentare, soprattutto con la tecnologia. Forse allora avrei potuto viaggiare, passare a un nuovo proprietario e... No, qui vedo già macchine fotografiche, lenti, cavolo, persino un drone. Niente, non andrò da nessuna parte. Ma quale sarà il mio destino? Io sono un capitale semplice e vorrei solo crescere senza rischiare. Vabbè, ma dura ancora tanto? Ma sì, sarà ancora qualche paginetta, dai. Ma no, devo andare a lavorare. Ma come lavorare? Ma poi siamo in quarantena ed è domenica. Vabbè, insomma, che fine faranno questi poveri 2000 euro? Ciao, sono Simo e su questo canale voglio raccontare il mondo in continua evoluzione in cui viviamo, soprattutto dal punto di vista di noi millennials. E diciamocelo, economicamente siamo una generazione bella incasinata. Bentornati nel nuovo format regolare, uscirà infatti ogni primo del mese, dedicato alla finanza e ai miei investimenti. Innanzitutto voglio farvi vedere la schermata di cosa è successo nell'ultimo mese ai miei investimenti. Siamo passati da meno 12% a meno 1,47%. È davvero pazzesco come dal mega shock post-coronavirus si sia ripreso quasi tutto, dal mercato azionario USA, che è rappresentato da questo ETF qui, al mercato azionario mondiale, che invece è questo qui. Addirittura le mie azioni della Beyond Meat, quelli della finta carne per vegani, è andata in positivo. Questo conferma che un investimento ragionato sui propri obiettivi e con lungo o anche lunghissimo termine deve sbattersene di quello che succede quotidianamente. Visto che ultimamente mi dite spesso anche su Instagram che faccio un sacco di parallelismi con la mia attività, che è nel campo del fitness, allora vi dico che è come se il vostro obiettivo è correre una maratona fra un anno. Cosa ve ne frega se per una settimana magari siete un po' stanchi e fate dei tempi peggiori? C'è tutto il tempo di riprendersi. Ma oggi siamo qui per parlare di loro. Bene, la loro storia inizia qualche mese fa, quando mi ritrovavo in una situazione un po' strana. Avevo finalmente creato la mia personale strategia di investimento. Avete presente, no? Quella della piramide dell'altro video. Ai piani bassi ci sono la liquidità e la riserva, quindi dei soldi che devono essere sempre disponibili. Ma avevo individuato un problema. Quei soldi lì, fermi, si svalutano col tempo. L'inflazione può arrivare anche al 2-3% l'anno, quindi magari fra 10 anni con queste ci compro giusto 10 mascherine. E quindi come risolvere il problema di avere soldi sempre disponibili, che non perdano valore con l'inflazione, ma anche che non rischino nulla? Beh, dalla mia esperienza queste caratteristiche si possono ottenere solo da un conto deposito. Cos'è? Un conto che, a patto di vincolare, cioè non poter prendere o toccare i soldi per un tot di mese, in cambio vi danno un rendimento certo. Quanto rendimento? Preparatevi! Ormai generalmente l'1% e per di più lordo. Quindi certo, con un'inflazione di qualche anno particolarmente alta potresti comunque perdere soldi, ma un po' meno. E se l'obiezione è che investendoli mediamente si guadagna di più, allora forse non avete in mente come è fatta una piramide. In questo caso poi i soldi sono super sicuri perché c'è una legge che ci protegge fino a 100.000 euro, anche se la banca dove avete aperto il conto deposito dovesse fallire. Quindi abbiamo sicurezza massima e rendimento certo, anche se veramente basso. Ho deciso comunque di farlo per sperimentarlo e anche perché nel corso del tempo varie banche danno dei tassi promozionali. Nel mio caso lo faceva Banca IFIS che dava ben l'1,5%. Veramente ridicolo, lo so, ma l'alternativa era tenerli fermi in un cassetto e loro avrebbero sofferto tanto, vero piccolini? Quindi, quanto sono cresciuti in un anno? L'avevo chiesto anche a chi mi segue su Instagram, dove mi trovate col nick SimoPT, e alcune risposte erano veramente ottimiste. Ora però vi apro l'home banking e andiamo a scoprirlo insieme.
Eccoli qua, ben 2018. Cioè, neanche 2020 nel 2020. Sarebbe stato carino, no? Quindi in questo video abbiamo visto un'opzione per non tenere i soldi sotto il materasso e fargli perdere valore. Anche se fate voi i calcoli per capire che cifre andrebbero messe in strumenti del genere per avere dei ritorni interessanti. Commentate con la cifra che pensate e iscrivetevi al canale, perché nel prossimo video di questa serie andremo a vedere delle cose un pochino più rischiose, che lo so che voi amate il sangue. Ora noi ci facciamo un bel giro su Amazon. Contenti?